Nell'ultimo match del triangolare Project Store Cup, la Nautilus cerca il riscatto contro il Pescara centrale, ma la truppa di Mr. Luca potrebbe anche perdere a rigori per aggiudicarsi il torneo. Nautilus che approccia la gara con più attenzione, la prima occasione del Pescara centrale da un corner di Vespa, il pallone finisce a Di Camillo che apparecchia per Coccione, il tiro è potente ma la mira è imprecisa. Ancora Pescara centrale sventagliata direttamente dalla difesa di Brigida, a domestica con classe brucia Binone e poi illumina per Morelli che deve fare i conti con la prontezza di Chiavaroli e poi non trova la porta un compagno nel tentativo successivo. Di Brigida non dà punti di riferimento e crea scompigli, pallone lungo dalla destra, il numero 9 non trova l'impatto con il pallone, attentissimo Chiavaroli. Si ferma il duello tra Di Brigida e Chiavaroli qualche istante dopo, tiro dal limite del numero 9 parato in due tempi dell'estremo difensore della Nautilus. Dopo aver tenuto botta, la Nautilus esce con il passare dei minuti, percussione in solitaria di De Santis dalla sinistra verso il centro, il numero 19 calcia dal limite, Di Clemente la blocca. È solo però il preludio al gol del vantaggio che arriva al minuto 15. Esposito corre sulla corsia di sinistra, il suo corso sembra essere di facile lettura di Frentano che però sbaglia e poi permette ad Amaretti di agire di rapina e rompere gli indugi. Pescara centrale che non ci sta, Pieri vince un rimpallo, la difesa della Nautilus pasticcia, dunque prova ad approfittarne Di Brigida con un tiro insidiosissimo, pallone di pochissimo alto sopra la traversa. Nautilus che prova ad uscire palla al piede ma non ci riesce e rischia tantissimo, Frentano sposta il pallone al centro, Di Camillo si affida a Vespa, il numero 10 non ha ostacoli e calcia dal limite, pallone di pochissimo alto. Ancora Pescara centrale, ancora Vespa, questa volta da corner, respinge come può la retroguardia della Nautilus, il pallone però finisce sui piedi di Friani che calcia dalla distanza, botta sicura, pallone a lato. Si riaccende l'asse Vespa di Brigida, assist del primo per il suo attaccante che calcia al volo ma non inquadra la porta. La Nautilus non si scompone e prova nuovamente a costruire il proprio gioco dalla difesa, la pressione dei ragazzi mister De Luca è efficace, Vespa manda Pieri davanti a Chiavaroli ma il numero 21 perde l'attimo giusto e impatta sul portiere avversario. Qualche minuto dopo, altra colossale palla gol divorata dal Pescara centrale, inserimento da grande centrocampista di Assetta, Vespa lo vede e manda nuovamente un altro compagno tu per tu con Chiavaroli che ancora una volta legge bene le intenzioni dell'avversario e protegge il risultato. Fino all'ultimo secondo non si arrende la truppa di De Luca, schema da calcio piazzato, tocco sotto di Vespa per l'altro Vespa Gianluca, il classe 88 allarga per Friani, il suo cross sul secondo palo è invitante ma nessun compagno ci arriva. Triplice fischio che sancisce la vittoria del triangolare del Pescara centrale nonostante la sconfitta e l'arrivo delle tre squadre a pari punti. Vespa e compagni si aggiudicano dunque la prima edizione della Project Store Cup grazie alla migliore differenza reti.